Scusa se entro così all'improvviso, ma volevo dirtelo di persona. Io al tuo compleanno stasera non ci posso proprio venire, perché lì hai invitato anche Cristina. Non so se sai, ma io e lei ci siamo lasciati. Adesso io non mi sento proprio pronto per stare nella stessa stanza con lei. Che poi tu dirai, hai avuto il coraggio di lasciarla e adesso non hai il coraggio di guardarla. No, cioè sì, ho il coraggio, però quando tu per strada incontri un ex, ti viene quella cosa allo stomaco, quella sensazione, tutti i ricordi. È meglio di no. Ora che ci penso? Lasciarsi fa lo stesso effetto a tutti. Tu incontri lei. Oddio, c'è anche chi la incontra su Facebook, ma questa è un'altra storia. Tettone! Scriviamo un commento. Mi piacerebbe toccarti gli occhi. La conosci e lei riesce a farti sentire una persona speciale. E assolutamente tu riesci a farla sentire speciale e da lì parte un periodo in cui funziona tutto. Poi c'è il primo scoglio, presentare la tua ragazza alla tua comitiva storica di amici. Ed è un po' come fare la maturità, cioè hai studiato, ma non è che dipende proprio tutto da te, sono anche i professori. Cosicché questa è la foto della tua ragazza. Dopo 5 anni ci si aspettava qualcosa di meglio, ma... A me non sembra neanche tanto simpatica, devo dirtelo. Tu che ne pensi? Poi ci sono le coppie che riescono ad incastrarsi, a vivere bene, e le coppie che provano ad incastrarsi ma finiscono per farsi male. Basta, non di nuovo! Non di nuovo, ho capito, ho capito, ho capito! Allora, tante coppie si arrendono, si lasciano, altre invece rimangono insieme, per paura della reazione dell'altro. Paura di cosa poi? Io non ho mai capito, paura di rimanere da solo, paura di essere giudicato. Anzi no, paura di entrare nella tua stanza per paura di ritrovare qualcosa che ti ha regalato lei. E va al diavolo! Che è successo? Quella sveglia me l'aveva regalata la mia ragazza. Ma quella sveglia te l'ho regalata io! Ma se non ti piaceva, me lo dicevi prima al telefono. Era l'America che l'ho fatto arrivare. Era l'America, e poi Paura di scrivere uno stato su Facebook per paura che la tua ex creda sia per lei. Inizi a credere che ci fa più paura Facebook che il fatto di lasciarci. E poi ci sono le canzoni che dedichi o ti hanno dedicato, che ti rimangono appiccicate addosso anche dopo che ti sei lasciato. Amen, amen. Take me to church, I was on a Saturday night. I wish myself in Io, per esempio, non riesco più a ascoltare Ligabue. Chissà da quanto non lo ascolto. Comunque, io al tuo compleanno proprio non ci posso venire. Spero tu abbia capito. Salutami tutti e tanti auguri. Grazie. Ma tu chi cacchio sei? E chi è Cristina? Ah, comunque, il mio compleanno è a luglio! Ci vuole coraggio per restare. Ad andarsene sono bravi tutti. Ciao, scusa, guarda, io non posso proprio venire al tuo compleanno stasera, anche perché hai invitato Cristina. Non so se sai, ma ci siamo lasciati. E mo tu dirai.